Piacenza scuola di idrocarburi. L'idea è quella di non chiudere il museo Piacenza Oil and Gas Museum, ma di proiettarlo nella costruzione del futuro, l'annuncio oggi a un convegno al Politecnico. Cocaina nel cofano, due arresti, manette un 25enne e un 23enne, entrambi di nazionalità marocchina, residenti a Calendasco. Nell'impianto di areazione della macchina avevano 55 grammi di droga pura. Notte da sballo con droga e alcol, un 19enne alla guida di un SUV denunciato, guidava con cocaina, hashish e alcol nel sangue e senza patente, un altro amico segnalato come assuntore. Parcheggi selvaggi ogni giorno a Tucronista di Liberta.it, tante le segnalazioni dei cittadini che denunciano il fenomeno. Pro Piacenza prosegue il tabù Garilli, anche con l'Albino Leffe non arriva l'attesa vittoria tra le mura amiche, con i bergamaschi 0-0 con poche emozioni, domani tocca a Piace e Fiorenzuola.